Online si trovano tanti articoli riguardo a questa denuncia che Team Vodafone ha fatto verso Iliad. Basta, andate su un motore di ricerca, scrivete condanna Iliad e ne trovate tantissime. Nei vari articoli si vede quindi l'intervento della Codacons, dove sostengono anche loro che sia insomma una pubblicità ingannevole, e da altre parti di articoli dove c'è invece questa IAP, che sarebbe esattamente l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, dove questa IAP accoglie questa denuncia fatta da TIM e Vodafone. Ho guardato e esaminato bene o male i punti dove TIM e Vodafone e anche addirittura la Codacons mettono in evidenza, quindi sostengono il motivo proprio perché sarebbe una pubblicità ingannevole, quindi Iliad non sarebbe corretta riguardo i propri utenti. Prima di partire però vi voglio proporre questo giochino, e quello che è solito è trova l'intruso, no? Però qui invece non dovete trovare l'intruso, dovete trovare che cosa accomuna tutti questi screenshot che vi faccio vedere, quindi dei vari operatori telefonici, cosa li accomuna queste schermate iniziali. Vi lascio giusto il tempo dell'intro, quindi della sigla iniziale, guardatele bene, durano qualche secondo ogni screenshot, guardate bene, poi noi ci vediamo dopo la sigla iniziale e vediamo se avete scoperto che cosa accomuna tutti questi gestori telefonici tra di loro. A tra poco. Allora, avete guardato bene questi screenshot e avete capito bene o male cosa li accomunano tutti questi gestori telefonici, e perché mi soffermo su questo discorso? Proprio perché leggendo gli articoli che ci sono sempre online dai vari D-Day, Repubblica, Engage, Indagine, non so come cavolo si dice, insomma da questi siti ci sono elencate le varie situazioni, i vari comportamenti scorretti di Iliad, e mi soffermo su questo discorso perché diciamo che la notizia è un po' che mi ha fatto rimanere a bocca aperta, e vi faccio capire anche, vi dirò anche il perché. Andiamo a vedere, gli articoli dicono la stessa cosa, però ne prendiamo magari esempio uno. A parte questo discorso del 4G, quindi Iliad promette il 4G Plus e in realtà insomma non sarebbe così ampio, no, le sue possibilità di farlo. E allora qui, se avete visto un mio video tempo fa, quei venditori che si trovano nei centri commerciali dove hanno le loro postazioni, quello che mi proponeva il 4G, allora in quel caso lì anche lui, se vogliamo essere pignoli, prima si doveva preoccupare se io avevo un telefono cellulare che potesse andare in 4G e poi poterlo proporre. Qui bene o male, secondo me è la stessa cosa, cioè non è che dice che puoi navigare 4G, poi vabbè ci sono tante specifiche, ma puoi navigare 4G Plus dove ci saranno tutte le coperture, anche tutti gli altri gestori dicono sta cosa, e come vediamo anche online da tante persone non è che viene garantito, solo dove ci sono le coperture. Vabbè, lasciamo perdere questo pezzo, quindi qui ci sarebbe anche da fare un discorso molto più ampio, ma non è questo dove mi voglio soffermare. Dove mi voglio soffermare
e dove viene specificato che non vengono citati i costi dei 9,99 euro dell'attivazione, non vengono evidenziati. Ecco trovato dove io vi ho fatto vedere questi screenshot dei vari gestori, cosa li accomuna tutti quanti, tutti i gestori. Nessun gestore in prima pagina, come avete notato, come Iliad o Mobile, Vodafone, Wind, insomma sotto la loro offerta, non evidenziano il costo dell'attivazione di questa SIM. TIM e Vodafone sono una vita che esistono ed è sempre stato così, non è mai stato in evidenza. Io non capisco perché adesso Iliad, che non l'ha messo in evidenza, sia un problema, perché fino adesso non è stato un problema con gli altri gestori, con Iliad sì. Partendo dalla prima pagina di Iliad, se noi entriamo e clicchiamo su registrati, troviamo SIM una tantum 9,99 euro. Prima pagina di O-Mobile, come vediamo, anche qui non viene evidenziato il costo della SIM, ma cliccando su scopri, ecco qui che si vede il costo della SIM più attivazione, come Iliad. Vodafone, troviamo le tariffe per 2, per 3, per 4, prezzo, tutto incluso, clicchiamo su scopri di più, per chattare, minuti limitati, 2 giga, e andando leggermente più in basso, leggiamo costo di attivazione 29 euro in promo, vabbè, eccetera eccetera. TIM, pagina iniziale, le varie offerte, i vari pacchetti, clicchiamo 20 giga, vuoi passare a TIM? Ma sì, passiamo a TIM, benissimo, l'offerta 20 giga e minuti a soli 10 euro, ancora per circa un conto alla rovescia, sono online risparmi 19 euro, attivazione primo canone gratis. Ma cosa bisogna fare su TIM? Addirittura devo andare in basso, cliccare su, quindi devo andare a cercare altri dettagli, è qui che trovo, è inoltre previsto l'acquisto della SIM a costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso, quindi a me, ma pare una stronza. Adesso lasciamo Wind, faccio notare che insomma se vogliamo parlare che è nascosto, tutti i gestori telefonici hanno l'offerta evidenziata grande quando ci si clicca sopra. Iliad o Mobile lo si vedono immediatamente, anzi proprio Vodafone e TIM dove non viene evidenziato, addirittura TIM bisogna andarlo proprio a cercare, andare cliccando su altri dettagli, sempre leggendolo online. Questa cosa, insomma, dove non vengono citati, quindi il costo di attivazione non viene evidenziato bene, sarebbe secondo il gran giurì. E la mia domanda è al gran giurì: ma gli altri operatori li hai guardati? Poi passiamo a questi 2 gigabyte in Europa, dove si potrebbe, insomma, gli utenti si potrebbero confondere e effettivamente uno si potrebbe anche confondere, se proprio vogliamo essere pignoli andiamo a vedere sul sito dove dicono 30 gigabyte in 4G plus, minuti, sms illimitati, 60 destinazioni, poi sotto come vedete c'è minuti, sms illimitati più 2 gigabyte dedicati in Europa. Qui questi più 2 gigabyte effettivamente si potrebbe confondere, perché magari dice più 2 gigabyte, quindi sembra 30 più 2. Allora qui magari bisognerebbe modificarlo in un modo, insomma, più elementare, dove si possa capire meglio. E qui diciamo ci potrebbe stare. Sempre dall'articolo, in questo caso di Repubblica, dove sembrerebbe la Codacons che dice questa cosa qui, sempre riguardante questa connessione dati, che secondo loro, insomma, ha un costo
molto alto, questi 9 euro a gigabyte. È una pizza, una margherita che io ho riscontrato pagarla 10-12 euro, non dove abito io, che da noi costa 4-5 euro, negli altri paesi, in altre città d'Italia non è la stessa cosa. Però io entro, guardo, c'è un listino, vedo se mi sta bene, come mi è capitato, 10 euro la margherita, oh vabbè, è un po' caro. Se non mi va bene, mi alzo, cambio ristorante. Qui te lo vai a vedere, se non ti sta bene, questo extra, è un costo extra, quindi non è la spesa che tu fai. E mi collego anche perché viene scritto che, in poche parole, questo è sempre da Agicom, che l'utente rischierebbe, insomma, all'esaurimento di questi gigabyte, una tariffa supplementare, quindi lui si troverebbe a pagare un sovrapprezzo senza essere avvisato. Non è così, perché se voi andate nella vostra area personale su Iliad, tutte le opzioni che ci sono tutte disabilitate, come potete vedere. Quello che vedete con la virgoletta verde sono quelle che ho attivato io, quindi il servizio che loro hanno aggiunto di poter superare la soglia di 30 gigabit sono io che devo andare ad attivare. Loro li danno all'interno, li danno già disattivati, quindi non potremo mai andare a fare un extra consumo di questi gigabyte se non siamo noi che siamo andati ad attivarlo, a differenza di altri operatori, anche qui, come mi è capitato ad esempio, che i servizi vengono messi di default, non sei tu che vai a decidere, ma te li mettono loro. Come mi è capitato per Vodafone, ho attivato la mia offerta con Vodafone. Cosa è successo? Che il dipendente mi ha detto: guarda, se vuoi disattivare queste funzioni, chiami direttamente il 190 e te lo fai disattivare. Quindi sono loro che ti mettono all'interno queste funzioni che io non ho richiesto, e deve essere in questo modo, cioè come li propone Iliad. Cioè, se tu vuoi un servizio, sei tu che te lo vai ad attivare, no che io in default faccio un'attivazione con te, tu mi metti tutti i servizi che vuoi e poi logicamente, se io non me li vado a disattivare, me li vado a pagare. Quindi qui c'è un po' di differenza. Sempre secondo Codacons, cosa succede? Che nel punto dove viene promesso questo per sempre, siccome che noi non siamo abituati in Italia alle cose magari che possono essere vere, non può essere, è impossibile, non può essere per sempre, è impossibile. Perché? Perché noi siamo andati a leggere il contratto, e nel contratto c'è scritto che il gestore si riserva la possibilità di modificare le condizioni contrattuali, come c'è scritto anche su Omobile, come ci sono scritto anche negli altri gestori. La piccola differenza è che, come vi faccio vedere, nel contratto di Iliad, sotto modifiche contrattuali, e ve lo metto sempre evidenziato, si dice, si riserva il diritto di apportare modifiche al contratto, comprese le condizioni economiche, però, aperta parentesi, con espressa esclusione di quelle relative alle offerte esplicitamente applicate per sempre. Quindi qui dice sì che posso andare ad apportare delle modifiche, ma non posso, Iliad, non posso andare a modificare i contratti, quelli dove noi abbiamo detto
per sempre. Volevo specificare, diciamo, questi punti che secondo me sono quelli più importanti. Poi sì, ci potrebbe essere, probabilmente ci sarà qualche problemino da aggiustare. Bene, via, fermiamoci qui. Ovviamente scusate se il video è durato un po' più del solito. Vi invito sempre ad iscrivervi sul mio canale. Un grazie e un benvenuto a tutti i nuovi iscritti. E noi ci aggiorniamo prossimamente sempre sul mio canale. Vi saluto, ciao ciao da Teto.